Ciao a tutti. Allora, oggi andiamo a fare un'alzatina. Si chiama così, non lo so, in resina, ovviamente. Quella che ha tre strati e poi tra uno strato e l'altro dovrò attaccarci questo, che sinceramente non ho la più pallida idea di come si faccia, però poi ci provo. Tanto adesso, ora che dovrò fare questo passaggio, ne passa di tempo. Allora, sono tre strati, come dicevo prima, ve ne farò vedere uno alla volta, ovviamente, perché tutti e tre qua sotto la telecamera non riesco. E ho già comunque fatto il contorno d'oro, così mi sono portata avanti. Tipo, è da un'ora che sto preparando questo video tra prendere gli stampi, colorare lì, preparare la resina, portare. Cioè, è un botto che sto facendo questo video, invece sono solo tipo passati 49 secondi da quando sto parlando. Allora, dato che voglio complicarmi le cose, come al solito, vado ad attaccare la texture. Se io non mi complico le cose non sono io, quindi ho deciso di complicarmele. E vado ad attaccare questi pezzi. Sono un po' preoccupata perché tipo non è che stanno molto attaccati, eh. E ho messo sotto un coso per essere un po' più comoda, però. Niente, praticamente adesso vado a schiacciare bene, ok? Ti prego, attaccati. E poi, prima di versare la resina e dirvi che colore l'ho fatta, anzi non ve lo dico subito, ovviamente ho fatto un po' di oro, ma non, ho cercato di non scurirlo troppo come ho fatto con il vassoio, come minimo l'ho fatto scurissimo, però vabbè. E poi ho preparato il viola. Sì, due tipi di viola diversi, uno l'ho fatto più scuro e uno l'ho fatto molto più chiaro. Ma prima di andare a mettere sulla resina, sulla texture, voglio andare a mettere questo, un po' di questo, che è molto bello, ma se lo metti a fuoco è ancora più bello, ok? Un po', sullo stampo, diciamo, sulla texture, vediamo cosa esce. Sono un po' così. Allora, direi di partire con un po' di oro. Ah, secondo me non l'ho fatto troppo scuro, ma non si sa mai. Mi sa che è scurissimo, tanto che non l'ho fatto troppo scuro. E ovviamente andrò a versare la resina a casaccio. Ovviamente. Se no non sarei io. Allora, tanto adesso ti faccio vedere che questo è l'oro e l'abbiamo tutti capito. Poi questo è il viola che ho fatto molto molto chiaro. Ok. Aspettate che qua sto zozzando davvero tutto. E poi ho fatto invece l'altro viola, che è davvero super scuro. Adesso si vedrà, eh. Eccolo qua. Vedete che differenza. In teoria poi si dovrà mescolare tutto. Ma no, veramente non voglio aspettarmi niente perché col vassoio sono rimasto molto male. E mi sa che ho fatto anche poca resina, però vabbè. Cioè, ho fatto tipo quasi 400 grammi di resina, quindi se mi dici che è troppa poca, svengo qui subito. Allora, forse ho messo troppo oro, no, neanche tanto. Quindi devo metterlo, magari sui bordi. Sinceramente non riesco neanche a capire quanta resina ci vuole ancora. Non lo so sinceramente, cioè non capisco perché ho fatto troppo trasparente e non riesco a capirci. Untubations. Allora, direi che qui ci siamo. Adesso cambio stampo, cioè nel senso vado a prendere quello un po' più piccolino. Ok, ho messo qua il secondo e tanto che verso la resina, questo stampo qua è l'altro stampo che dicevo che mi ha regalato Martina per il mio compleanno. Quindi eccolo qui, l'ultimo stampo che rimaneva. E ancora grazie Martina, e sto facendo questo disastro solo per te. Quindi, olè. Niente. Comunque ho
come si dice, messo comunque anche qua, come si chiama, la texture l'ho già colorata, cioè non mi sembrava di far vedere le cose ancora che ho fatto vedere prima, quindi colo direttamente la resina. Questo viola qua l'ho fatto davvero davvero chiarissimo, però almeno compensa con questo, che è super scuro. Meglio che ne è rimasto davvero pochino, quindi lo terrò ovviamente per l'ultimo stampino. E vado a mettere. No, diciamo che ho quasi praticamente finito todos, eh? Ci sono quasi. Quindi vediamo di tenere la resina per i pezzettini che mancano. Poi al massimo, se vedo che ce n'è poca, vado ad aggiungerla poi, però pian piano. Qua ci sono sempre più rumori. Ok, direi che anche qui ci siamo. Più o meno. No, guarda qua, c'è un bius. Lo copra, signora Regina, lo copra questo buco, perché sennò non andiamo da nessuna parte. Ok, adesso ricambio stampo, che manca ancora quello piccolino. E buon, cioè nel senso ci siamo quasi, forse. Ecco qui l'ultimo, ho messo già le cosine sopra, ho già pitturato tutto e dobbiamo solo colare la resina che è rimasta, sperando anche che sia abbastanza. Quindi comincerei dall'oro. Ok, proprio a casaccio, poi comunque io qua sembro bella tranquilla, no? Dico ma sì, verso la resina, poi ho l'ansia di come verrà, di cosa succederà fino a che non la scopro. Ovviamente. Adesso mettiamo quella scura. Allora. Ok. Ma cioè, aveva un senso questa cosa? Cioè, nel senso, non lo so, non so neanche cosa sto dicendo. E adesso mettiamo quella trasparente. Ok, direi che il danno è qui, è fatto, voi come al solito lo scoprirete subito, invece io no, devo aspettare, 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 però incrociate le dita anche in questi 3 secondi che passano da una clip all'altra, però incrociate le dita, io le incrocio. Ok, oh! Ed eccoci qua con le creazioni qua. Indurite. Ora è il momento di scoprirle e poi fare gli altri step. Non so se partire da quello più grosso o da quello più piccolo. A questo punto partiamo da quello in mezzo. Non ha senso, vabbè. Allora, pronti, partenza via. Allora, forse devo alzare un po' il telefono perché è un po' bassa l'inquadratura. L'oro anche qui come nel vassoio attaccato. Oh, sì, vabbè, mi metto a fuoco e taglio il fuoco. Bene, adesso giriamo. Qui c'erano anche. Ok, questo è passato. Il pitottino dentro. Ok, qua è venuta la pattaccata d'oro da questa parte, invece da questa parte è bellissimo. Adesso è passata molto la resina qui sotto, devo dire. Sì. Sì, perché questo stampino qui, cioè la texture, questa e tutte le altre, facevano parte di un unico blocco che poi io sono andata a ritagliare. Per fare tutte queste tre italiano. E quindi è così. Vediamo se già riesco a levarlo e poi levo la resina, forse. Ti prego, fa che dall'altra parte si veda questa volta. Allora, devo dire che è bellissimo. Vediamolo dall'altra parte. Sì, si vede, sì. Si vede, non è che si veda tantissimo, ma si vede e questo è ottimo perché questa texture non era. Sì, se magari metto a fuoco. Sì, ciao.
super cristallosa, vedete? È minima, 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 proprio come se fossero dei glitterini. Quindi si vede. Sì. Ok, adesso leviamo questa più grossa. Oh, ma puoi mettere a fuoco gentilmente? Proprio gentilmente? Tu levati, poi io ci penso dopo a levare tutta la resina. Che casino. Oh, che bello però. Mi sta cadendo tutto. Questa anche qua, come vedete, è la stessa come dicevo prima, quindi ha proprio parte qualche cristallino enorme, enorme, più grosso. È tutta così. Vedete? Mamma mia, che balotas che non mi mette a fuoco, giriamo. Allora, devo dire che si vede di meno, ma si vede. L'importante è questo, guarda qua, esattamente. Sì, ha questi stacchi che, poi essendo che sarà in alto, quindi si vedrà molto. Sì, anche perché questa è la parte in mezzo, si vedrà. Bene, bene, sono soddisfatta, sono soddisfatta. Adesso vediamo questo piccolo. Magari posso tipo farlo completamente d'oro, così si vede di più. Sapete che non lo so, anche perché comunque ci avevo messo sopra i glitter, quella specie di glitter viola. Devo pensarci, devo pensare. Aiuto, sto prendendolo. Anche qua c'è la pattaccata d'oro dietro. Vieni baby, non aver paura. Oh, è bellissimo però. Oh, qua si vede molto, qua si vede davvero davvero molto. Oh, e questa è la parte che va in alto, quindi sono molto soddisfatta che si veda molto. Vediamo qui. Preso. No, qua si sta spaccando tutto. Forse ce la faccio. Forse. Vieni, bella. E che qua è proprio sottilino, infatti. Dai, non aver paura. Oh, momenti di suspense. Ce l'ho fatta, giriamo. Anche qua si vede, soprattutto qui dove praticamente è semplice, dove la resina è un po' più chiara, ovviamente si vede. Qua si vede molto, mi piace, anche qua. Perfetto. Oh, anche qui guardate. Perfetto. E adesso manca quella gigante. Aspetta che sposto tutti i cerubini. Mi sa che mi conviene alzare un po' no, qua si vede. Sono contenta che si vede, perché se non, se no l'avrei comunque tenuta così, perché dietro proprio c'è la patacca d'oro e non ha senso confronto al davanti, che invece è molto più carino. Dai. Ah sì, qua era proprio gigante. Ok, vedete, cioè, sarebbe stato un peccato. Vediamo di cercare di levare sta roba. Allora, non dimmi che non ti levi nell'ultimo, che poi sarebbe il primo. È davvero molto sottile comunque. Allora, dai, staccati. Bene. Poi vado a levare tutta sta roba qua in più, cioè, ovviamente. Perché qua non ti levi? Ok. È rimasto. No, no. E qui lo stampo. Ok. Ci sono dei cristallini un po' più trasparenti, ma poi vado a sistemare. Si vede. Perfetto. Anche se poi questo sta sotto, però secondo me un titinino in più si vede. Apriamo di qui.
Ok, questo guardate che bello. Speriamo che si veda dall'altra parte. Vediamo. Ah, un minimino, tipo qui, qui, qui. Si vede, perfetto. Allora, sono, visto che non mi aspettavo questa volta niente, dato che il vassoio mi aspettava una roba e c'è un'altra, adesso vado a comunque a rifilare tutto, a sistemare i bordi, bla 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 bla, a montarlo e poi finalmente lo vediamo finito. Ok, allora, questo è il risultato, è bellissimo. Allora, sembra piccolino, ma invece è gigante. Guardate. E sono molto felice perché i cristallini appunto si vedono. Sono molto molto happy. È davvero davvero bellissimo. E non so neanche come fare a registrare perché ho dovuto metterlo qui perché non sapevo dove metterlo, se no. Tan 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 tan. E niente, cioè, grazie Martina perché è stupendo questo stampo, è bellissimo. E niente, fatemi sapere un po' voi che cosa ne pensate di questa creazione, anche dei colori che ho scelto. Ah, comunque qui ho messo tutto l'oro attorno, appunto per riprendere l'oro e le bacchettine che appunto sono oro. E niente, fatemi sapere un po' cosa ne pensate dei colori che ho scelto, dalla parte cristallinosa che è bellissima. E niente, che dire, le solite cose. Fatemi sapere un po' cosa ne pensate, lasciatemi un like se vi va, iscrivetevi al canale, seguitemi su Instagram, trovate il link in descrizione, Amazon, tutte queste cose qua. E niente, io vi ringrazio di aver guardato il mio video, vi mando un sacco di bacini. Ciao ciao ciao!